Salve a tutti ragazzi, benvenuti ancora una volta qui sul mio canale in questo primo numero di Infamous Second Son. Non porto un gameplay da un po', quindi ho avuto l'idea di portare questa serie, siccome già nel mio vecchio canale, che come sapete è stato creato, l'avevo già portata, insomma. The Amazing Spider-Man 2 lo riprenderò quando ne avrò voglia, perché ragazzi, detto sinceramente, non mi va. E adesso io direi di iniziare con il nostro gameplay. Figa, oh, però ci vorrebbe un cazzo di altro gioco di Infamous, porco Diaz. Con la fantastica grafica PS5. Se l'arte è un crimine, allora... Diavolo! Pensa, Delsin, pensa! Ah, c'è una festa alla Casa Lunga. Devo solo arrivarci, confondermi tra la gente e farmi un alibi. Sono un vero genio del crimine. Genio, sei un genio. Chi c'è là? Sono io, Betty. Delsin. Dai, metti giù quella stampella, davvero. Che ci fai qui? Perché non sei al grande evento alla Casa Lunga? Già, è che stasera non mi sento molto comish, ma tu sei splendida, ti sta benissimo, davvero. Che stavi facendo sul tetto? Pippavo coca. Solo. Stavi combinando guai? Forza, so che sei lì dentro. Dai, ora vieni fuori. O chiamo Betty e tra 5 minuti sarà qui con le chiavi. Stavi combinando guai? Ok, sì, ma insomma, che vuoi fare? Beh, non ho scelta. È un poliziotto. Tornerò tra 5 minuti. E se sarai ancora qui... Grazie, Betty. Ma è l'ultima volta. Ora devo tornare in ufficio. Sembra che mi stiano chiamando. Si comincia e io non sbaglio la strada. Qualcun altro. Finalmente libero. E a differenza di qualcun altro, io la scala riesco a prenderla dritta. La
Le parole so dire, esatto. Adesso, guarda, vediamo se mi esce scritto. Trova un passaggio attraverso il tetto del conservificio, visto, e non vado di là dove c'è il molo. Cazzo, me ne vado di qua. Vedi? Non pesa bene la scala. Ah. Fuori dai piedi. Ah, tacca di gabbiano. Azebe! Wahmne! Potrebbe diventare un gameplay condiviso. Oh, che gara, io va. Che parlo con Mix mentre gioco. Quanti anni avevo quando ho disegnato quello? Mi sono fermato perché lo sapevo che lo dicesse. Ciao! Ci è mancato un pelo. Non guardare giù, non guardare giù. Stavo già a guardare. Procede alla perfezione. Ok. Ehi, bello. Ti ho cercato tipo ovunque. Penso sarebbe meglio entrare. Hai una vaga idea di quanto sia imbarazzante per me arrestare mio fratello una volta e poi un'altra e un'altra ancora? Forse dovresti smetterla di arrestarlo una volta, poi un'altra e un'altra ancora. Pensi che sia un gioco? No, non è così che vorresti essere ricordato, eh? Credi che i nostri genitori sarebbero fieri? Reato di vandalismo? Senti, il mondo è pieno di cose orrende, mentre io cerco soltanto di esprimere il mio talento. Esprimere il tuo talento? Ti rendi conto che quello perché che dici non ha senso? Perché fai sempre così, Reggie? Perché no, non mi lasci essere me stesso? Spiegami da quali cose così orrende e terribili pensi di salvarti. Potrei spiegartelo. Davvero, perché mi sa che non ci arrivo. Reggie. Che c'è? Camion. Io inseguo quei due. Tu allontanati prima che salti in aria. Mi allontano prima che esploda. Pantagenti rotti. Ma è pantagenti o pagenti? Pagenti. Pagenti. Cosa c'è qui? Porca merda, mi. Grazie mille. Pensavo di morire. Ehi, tutto bene? Uno spino. Tua madre. Lascialo andare. Ok, no. Lascialo andare e tieni le mani dove possa vederle. Non voglio far male a nessuno. Voglio solo andarmene prima che arrivi lei. Ho detto lascialo andare, altrimenti sparo. Reggie. Oh, no. Ho detto che non voglio far male a nessuno. Reggie, che diavolo succede? Devo trovare Reggie. Cosa diavolo è stato? Ma che cazzo? Cosa mi sta succedendo? Accidenti, no! Basta, basta, basta! Che diavolo succede? Che diavolo succede?
Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aiutatemi! Reg! Reg, mi serve aiuto! Ma che succede? Reggi! Reg! Come balordo! No! Reggi! Reg, stai bene? Delsin, cos'è stato? Devo liberarti dall'auto. Ma hai appena... Devo tirarti fuori! Sì, sì, certo, certo. Basta che mi aiuti a spingere. Ma devo pure schiacciare, ah sì. Oh mio Dio! No, no, no! Non riesco a fermarlo, non ci riesco! Reggie, non riesco a fermarlo! Tutto ok, starei bene, ora respira. Respira. Sei a posto. Sei a posto. Sono uno di loro, Reggie, no. Sono uno di loro. No. No! No! Tu sei mio fratello. Capito? Mio fratello! Sì. Quello che ti è successo passerà. Promesso, lo sistemiamo. Allora, ci sei? Ci sei? Dobbiamo andarcene. C'è un bioterrorista. Dobbiamo fermarlo prima che uccida tutta la tribù. Intesi? Ok. Mi servi. Ora devi aiutarmi. Ok? Forza. Stai bene? Sì. Andiamo. Ma devi promettermi che non userai nessuno di quei trucchetti, ok? Ma non sarei mai riuscito a riportarti là se non avessi... Tu promettimi che non lo farai. Ok, d'accordo. Non pensare che quanto è successo sia una cosa positiva, ok? Bruttissimo, bruttissimo. Sceriffo, non riusciamo a entrare! Il pulsante è bloccato! Credo che Betty sia ancora dentro. Merda, il catenaccio si è fuso. Bloccato? E come accidenti è entrato? Penso l'abbia attraversato. Tu puoi farlo? C'è solo un modo per saperlo. Yes, sir. È un mio terrorista. Aspettate, lui non è... Dannazione, quando lo verrà a sapere la tribù scoppierà il panico. Pensa a tenere a bada la folla. Tornerò con i soccorsi. Scopri se Betty è là dentro con il bioterrorista. Stai attento. Quei mostri sono capaci di tutto. Si fa scelò. Quei mostri. No, i condotti dell'aria. Buona a sapersi. Non va bene. Wow. Doveva fare male. Batti! Oh sì, attenzione, amico. Non gli rovinerò la sorpresa. Sto arrivando, Batti! Signora, deve andare! Stai lontano! Signora, voglio solo no, aiutarla! Stammi lontano, ho detto! Basta! Fermo! Delsin! Sto solo creando un diversivo, non sapevo ci fosse qualcuno! Sei stato tu a farmi questo! Sei un conduit! Batti, ti spiego tutto dopo, ma ora devi andartene, vai! Ok, io vado! No, prima tu devi guarire! Ho passato un sacco di anni dietro le sbarre, ma scappare è facilissimo. Basta aspettare giusto l'occasione d'oro. Quando ho ottenuto i poteri, ero inarrestabile. Finché il DOP non è venuto a prendermi. Già, hanno una gattabuia speciale per tenere quelli come me. Ci immobilizzavano per impedirci di usare i nostri poteri. Così però dovevano nutrirci, lavarci, persino pulirci il culo. Non è una vita degna di un uomo. No, cazzo. C'era una stronza coi capelli rossi. Un'appassionata di aghi e bisturi. E mi faceva cose che chiamava esperimenti.
ma dopo un po' di tempo capisci come funziona. Basta avere pazienza. Prima o poi fanno una cazzata. Succede sempre. Vedi qualcosa, ascolti qualcuno, sai cose che non dovresti conoscere. Così quando la stronza ha messo tre di noi su un furgone, io sapevo cos'era quella. La mia occasione d'oro. Ti ho visto curiosare nella mia testa. Ero io, pensavo fossi tu. L'hai vista, vero? La prigione del DUP. Se lei ti trova, è lì che finirai. Ehi, aspetta! Ti avviso, ragazzo. Stai indietro! Non andrai da nessuna parte finché non mi avrai guarito! Senti, so cosa sia successo, ma ti conviene prepararti a scappare. Oh, ammucca di visto, bastardo! Ora sei un COVID, ragazzo. Bioterrorista, dovrai fuggire per il resto dei tuoi giorni. Ed è ciò che intendo. A costo di passare sul tuo corpo. Non andrai da nessuna parte finché non mi avrai curato! Non è qualcosa che può essere curato! Niente. Allora, insegnami almeno a controllare! Mangia un po' di catena, va. Non ho tempo! Il DUP sta arrivando! E lei sa che cosa sto studiando! Ragazzi, sto spaccando il culo! Questo incendio mi farà guadagnare 2-3 minuti al massimo! Devo andare! Non voglio finire di nuovo a Captain Kay! Beh! Chiunque stia arrivando è qui per catturare te, non me! Ti hanno visto, ragazzo. Gente del posto ti ha scoperto e lei sa una fortuna. Al diavolo, non voglio morire in una fabbrica di scatolette. Lasciami andare. Tu mi lasci levare le tende e nessuno saprà niente di tutto questo. Aspetta un attimo, fermati, parliamone! Oh, Henry, mi hai davvero, davvero deluso. Beh, lo abbiamo preso, no? Ti ho stanato quel vecchio conduit, giusto? Bel lavoro, ragazzi. Già, soprattutto bioterrorista. Tu. Henry Dautry. Era un bioterrorista. Conduit. È una parola usata dai traditori che appoggiano la loro causa. Tu non sei un traditore. Vero? Io cerco di non esserlo. Sembri a disagio. No, non sono a disagio. Ho imparato che le persone si sentono a disagio per due motivi. O perché sono codardi, o perché nascondono qualcosa. Io sono a disagio anche con le belle ragazze. Sei rimasto là dentro con il bioterrorista per un po'. Ha condiviso qualcosa con te? Condiviso. Non ti ha detto nulla. Non si è messo a farneticare a proposito di cospirazioni. No, non ha. Non mi ha detto nulla, no. Bene. Questa è un'ottima notizia. Vedi, abbiamo ingaggiato una guerra spietata contro questi bioterroristi e faccio il possibile per assicurarmi che siamo noi a vincerla. Beh, è buffo perché non sei una bioterrorista anche tu. Ok. Sì, lo sono. A volte il male va combattuto con il male. Ed è chiaro che non sei un codardo, il che significa che c'è qualcosa che non mi vuoi dire. Ma che stai facendo? Non puoi, sei impazzita, ho i miei diritti! E io sono autorizzata a sospendere quei diritti ogni qualvolta lo ritenga necessario, come adesso, per esempio. Te lo richiedo. Che ti ha detto? Te lo ripeto ancora, Troia. Dicono faccia male. God!
gli ha messo del cemento nel culo, ecco perché grida così. Ma cazzo, no! Ancora niente? Finché non ti verrà voglia di raccontarmi qualcosa, chiacchiererò con l'adorabile signora, ma ti avverto, il cemento è doloroso sulle ossa fragili. E se lei non parlerà, dovrò passare al prossimo, e quello dopo finché non troverò chi lo faccia. Allora c'è nulla che devi dirmi? O vuoi che mi dedichi a uno dei tuoi amici? E la run ce la facciamo da Karma. Positivo. Sono un conduit. Cosa? Ho detto, sono un conduit, ok? Me l'ha attaccata quel tizio un attimo fa. Te l'ha attaccata? Divertente. Delsi. Allora, Betty, tu mi darai una risposta precisa? Sì, dicono faccia male. Hai compiuto il primo passo per diventare un eroe. Va bene ragazzi, direi che questo episodio di Infamous Second Son si possa concludere qui. Noi ci rivediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo numero. Wakazebi!